Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura di pesca. Siamo in Costiera Amalfitana e siamo ospiti di amici di vecchia data e approfittiamo di questa uscita per conoscere sia nuovi posti che per rincontrare i vecchi amici del team Torpedine. Oggi facciamo una sessione di pesca ad edging. Ora vi faccio vedere un po' il posto, conosciamo gli amici, poi ci fermiamo per dare qualche indicazione tecnica sulle attrezzature e gli approcci che faremo durante la nostra sessione di pesca. E che dire, venite con noi in questa avventura e seguiteci durante questo video. Ecco qua il rappresentante del team Torpedine, il nostro amico Gerardo Sabatino. Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento. È sempre un piacere incontrare Luigi, ci ha insegnato molto in questi anni, grazie Luigi. Troppo buono, dai ragazzi della Costiera ho solo da imparare. No, invece è il contrario, dobbiamo ringraziare noi te perché sin dall'inizio facevamo affidamento a te. Visto e considerato troppo che c'erano poche informazioni sia su internet, Facebook non esisteva. Quindi bello, facevamo appello a Luigi di Planet Spin e dobbiamo tutto a lui se oggi prendiamo qualche pesciolino. Più che altro mi sono occupato in questi anni di Planet Spin il progetto di condividere le nostre esperienze. Io ho condiviso la mia e molti altri ragazzi mi hanno aiutato a crescere, hanno condiviso la loro esperienza. E il risultato ecco che dopo anni e anni di frequentazione diciamo virtuale finalmente ci troviamo in pesca e niente, ora abbiamo fatto già troppe chiacchiere, vediamo che cosa ci riserva questa battuta e andiamo a bagnare le nostre esche. Esatto, andiamo subito a vedere cosa succede perché il tempo stringe e noi vogliamo pescare. È quasi il tramonto, andiamo a pesca. Andiamo a pesca. Io comincio un po' con la classica attrezzatura da edging mentre Jerry e qualche altro amico prova
a spinning al Barracuda? Sì ragazzi, Barracuda solo ed esclusivamente spinning. La classica cannetta da edging, la Majorcraft della X-Ride 832, e gli montiamo direttamente un edgy, in questo caso è uno Zurichen Rattle, senza piombi. Il fondale è di circa 5-10 metri nella prossimità dove arriveremo con il lancio, può arrivare massimo a 10-15 metri, quindi comunque riusciremo a sondare un po' la fascia d'acqua dove intendiamo pescare. Penso che per queste impostazioni di pesca sarà la scelta ottimale per insidiare qualche calamaro. Thank you.
Ragazzi, la nostra pescata continua, però attualmente noi ci salutiamo, si è fatta una certa, la mia telecamerina più di questo non può dare, la batteria sta andando. E noi ci salutiamo, come ho detto prima, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti. Come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e del team Torpedine. Alla prossima! Saluto a tutti gli amici di Planet Speed. E vai! Ehi, amici del team Torpedine!